Bene ragazzi, allora adesso noi recuperiamo un attimo alcune informazioni sul racconto fantasy che avete visto voi l'altra volta nella piccola presentazione. Allora, cos'è il racconto fantasy? Il racconto fantasy è un racconto, termine significa fantasticheria, illusione, è un genere narrativo, è un testo quindi narrativo che mette insieme elementi diversi, elementi come quelli della fiaba, dell'avventura, del mito, del poema cavalleresco, della fantascienza, del giallo, dell'oro, quindi in genere misto. È ambientato nei mondi immaginari, dove ci sono delle creature fiabesche, mitologiche, dove i protagonisti sono degli eroi estremamente coraggiosi. Non mancano ovviamente riferimenti al magico e al soprannaturale. È una narrazione che non ha solo l'intento di far evadere, cioè di far divertire, però vuole sottolineare anche l'importanza di alcuni valori come l'onestà, la lealtà, la perseveranza, tant'è che uno degli elementi più importanti del genere fantasy è uno dei temi, è la lotta tra il bene e il male. All'origine del fantasy ci sono una serie di altri generi dove già c'era presente ad esempio il discorso della fantasia, della magia. Ad esempio, se noi osserviamo, possiamo vedere che ci sono alcuni elementi, come ad esempio alcuni poemi medievali, come la canzone dei Nibelunghi, dove Siegfried riesce a vincere il duello con Amazzone grazie agli oggetti magici, anche in alcuni racconti del Medioevo, dove c'erano lotte contro il drago, questo animale fantastico che poi simboleggia il male, ritroviamo anche nel genere fantasy. Negli stessi romanzi del ciclo bretone ritroviamo alcuni elementi magici, pensiamo al Mago Merlino, così come nell'Orlando Furioso di Ariosto. Vi avevo già parlato dell'ippogrifo che va a recuperare gli oggetti perduti, in particolar modo il senno di Orlando sulla luna, o il castello di Atlante che appare, scompare, dove ci sono presenti dei mostri volanti. Il fantasy moderno, va bene, nasce però nel corso dell'Ottocento con alcuni scrittori, tra cui Morris, che è uno scrittore inglese, che è autore di opere che vanno sotto il termine di fantasy eroico, l'heroic fantasy, ma soprattutto la figura di Tolkien, che è autore dell'Hobbit, va bene, la Conquista del Tesoro, di cui abbiamo letto l'altra volta la parte, diciamo, introduttiva, e la trilogia del Signore degli Anelli, va bene, dove abbiamo una serie di invenzioni di tono fiabesco, che si alternano a degli scontri abbastanza violenti tra eserciti nemici. Allora, se noi osserviamo, vediamo di spostarlo leggermente, aspettate un attimo, dicevamo che osserviamo adesso il discorso di altri autori importanti. In particolar modo nel nostro testo ve ne cita molti, noi ricordiamo sicuramente allora l'autore Lyman Frankbaum, che è autore del meraviglioso Mago di Oz, va bene. Sicuramente ricordiamo Michael Ende, che ha scritto La storia infinita, da cui è stato tratto un film. Lewis, autore delle Cronache di Narnia, anche questo ne è stato tratto un film molto celebre che ha portato poi a una certa fama a questo genere, e poi la Rowling con tutta la saga di Harry Potter, il giovane mago in lotta contro il male. E poi ci sono anche autori italiani come la Troisi, come invece una statunitense ancora, Paolini, che ha scritto Eragon, anche questo ne hanno tratto un film, ed è proprio la presenza della trasposizione cinematografica che ha dato la possibilità di avere grande successo a questo genere. Allora, anche dello stesso Mago di Oz erano state fatte onestamente delle trasposizioni cinematografiche. Allora, quali sono le caratteristiche? Allora, l'intreccio è piuttosto complesso. Si parte come sempre dalla situazione finale, va bene, con uno sviluppo in cui ci sono lotte, guerre, duelli, dove sicuramente c'è una netta distinzione tra buoni e cattivi. Allora, i personaggi sono allora particolari, sono creature fiabesche, anche mitologiche, a volte personaggi che fondono insieme le due cose, ci sono maghi, ci sono streghe, ci sono nani, ci sono gnomi, folletti, draghi, sicuramente esseri soprannaturali che rappresentano un po' l'incarnazione delle divinità del bene e del male.
Però la protagonista ha quella la caratteristica di essere un eroe prescelto, spesso anche un'indicazione, un simbolo, qualcosa, una caratteristica che fa sì che noi lo riconosciamo come appunto il personaggio prescelto, la citatrice ad esempio di Harry Potter. Spesso sono anche persone che nel mondo reale sono persone un po' più fragili, anche un po' più sfortunate o più piccole rispetto ad altre, ma poi sapranno aggirare grazie alla loro intelligenza degli ostacoli o a risolvere indovinelli particolarmente difficili. L'eroe protagonista ha come sempre un oppositore, che è l'antagonista, che riuscirà in generale a vincere grazie agli aiutanti. Ribadiamo che c'è questa netta contrapposizione tra dei personaggi positivi, che sono i difensori del bene, i paladini del bene, e personaggi negativi. L'ambientazione è vaga, indefinita, il tempo è sicuramente un lontano passato, una preistoria molto molto lontana, o anche un medioevo molto fiabesco, a volte anche in lontano futuro. I luoghi richiamano appunto questi mondi, però con delle caratteristiche fantastiche, per cui ci sono alte torri o tetti d'oro, città cupe, minacciose, ma con delle foreste anche impenetrabili, paludi, montagne. Spesso c'è l'idea di un mondo parallelo a cui i nostri personaggi, i protagonisti, giungono attraverso quello che è un varco. Allora, rispetto alle tecniche narrative, sono scritte in terza persona, una loro caratteristica, come del resto nel genere dell'avventura, sono le descrizioni del mondo dove si svolgono le vicende per creare una certa suspense. La suspense si crea anche perché vengono inseriti dei colpi di scena. Rispetto al linguaggio, è interessante osservare come spesso ci sono i nomi fantasiosi, anche molte figure retoriche, delle similitudini, delle metafore. I temi, riprendiamo quello che abbiamo visto prima, sicuramente il fatto che la magia condiziona tutti gli elementi, questa lotta fra il bene e il male, il viaggio, la ricerca di un oggetto prezioso e magico, il riconoscimento, perché un personaggio alla fine rivela la sua identità, e la riconquista del potere da parte dell'eroe. Se vedete, è un po' simile a quello che è la, se vogliamo, la fiaba, però con delle caratteristiche che avvicinano questo genere al genere dell'avventura. Diciamo che in molti testi ci sono, abbiamo detto, personaggi misteriosi. Trovate sul vostro testo un approfondimento sul genere. Il fantasy presenta gli elfi, che sono delle creature che derivano dal nord, hanno delle caratteristiche sia umane che divine. Ad esempio, sono a volte degli spiriti dell'aria, che è capace di fare delle danze notturne sui prati, a volte vivono nelle foreste, a volte vicino a un fiume. In genere hanno una voce splendida, hanno delle orecchie un po' a punta, hanno un udito formidabile, va bene acuta, in genere rimangono sempre giovani, sono immuni dalla malattia e hanno caratteristiche di questo tipo. Poi ci sono invece gli gnomi, che derivano da una cultura, da una tradizione leggendaria germanica, sono in genere presentati come dei piccoli uomini con la barba, anche piuttosto bruttini, abitano nel liscio della terra e il loro scopo è quello di estrarre metalli dalle terre. A volte riescono dalla terra proprio perché estraggono i metalli, sono rappresentati come degli abili fabbri o degli orafi, proprio come gioielli. Allora, in genere gli uomini sono brutti, barbuti, deformi, le femmine invece hanno delle voci bellissime. La loro altezza, vi si dice qui, sono 15-20 cm, sono molto longevi, vivono molto a lungo e soprattutto sono estremamente intelligenti. Sono capaci di capire come parlano gli animali, quali sono i pensieri degli uomini, possono anche prevedere il futuro. Possono addirittura diventare invisibili se indossano un cappuccio a punta dotato di poteri magici, che è il rosso per gli uomini, verde e blu per le donne. Poi ci sono i nani. Va bene, i nani, che sono invece degli esseri simili agli umani, ma sono più bassi, superano in genere il 1,40 m, e come un pochino gli
gnomi sono estremamente longevi, tant'è che possono arrivare a vivere anche più di 400 anni. In genere i maschi sono molto robuste, hanno le teste grandi, un ampio torace, delle gambe corte con degli grandi piedi e hanno anche delle barbe piuttosto lunghe. Anche le femmine sono muscolose, va bene, e anche a loro cresce la barba. Non amano l'acqua, va bene, e un po' come gli gnomi sono dei minatori, pensiamo a, o anche i nani che c'erano nella storia di Biancaneve. Sono dei guerrieri, in battaglia, va bene, il nano è un personaggio che è importante avere a fianco perché è un nemico, acerrimo da combattere. Altri personaggi sono gli hobbit. Gli hobbit sono piccoli, sono più piccoli dei nani, va bene, anche chi è più alto tra gli hobbit è più piccolo dei nani. Allora, anche loro sono molto forti, va bene, sono resistenti, dicevo, sotto testo come radici di un albero, hanno un udito e una vista particolarmente acute, va bene, e anche se sono pigri, quindi tendono a ingrassare un po', sono agili e svelti nei movimenti. Amano una vita, diciamo, un po' disparte perché amano la pace, bene, e indossano dei vestiti dai colori vivaci, soprattutto giallo e verde, e difficilmente indossano le scarpe, perché hanno i piedi ricoperti di un pelo riccio folto che quindi li aiuta già diciamo, a proteggersi dai pericoli del suolo. Hanno le piante callose, quindi abbastanza dure da non avere necessità di avere le scarpe. Hanno dei visi, vi posso adesso dice, non belli, ma gioviali, cioè sempre sorridenti, hanno degli occhi molto vivaci, le guance colorite, amano bere e mangiare, va bene anche ridere. Quindi spesso fanno anche degli scherzi, ridono, sono ridanciani, ridono con tutto il cuore, specialmente dopo il pranzo, va bene che consumano, se riescono, 2 volte al giorno. Questo poi ovviamente in ogni testo vengono in parte rielaborati. Bene, adesso lasciamo questo e leggiamo una pagina tratta dalle cronache di Narnia.